di questo nuovo video, diciamo, oggi sono tipo la persona più felice del mondo per vari motivi. Tra l'altro lasciamo un attimo tutta la roba che ho nell'inventario dagli scavi che ho fatto. E già avete già sentito la parola scavi, quindi vi ho già, vabbè, in realtà il titolo vi ho già spoilerato tutto. Allora, vi ricordate il fatitico ascensore? Solo che non devo andare di qua. L'ascensore, no? Ecco, l'ho messo in pratica. Ho fatto uno scavo che è dalla mia altezza fino ad altezza 12, anzi 11. Dove ho trovato redstone, diamante e tanta altra roba. Allora, ora io non ho preso niente per motivi di bellezza, perché voglio tenere cose. Perché qua è tutto spaccato? No, perché devo? Ma io ci avevo messo. Ah, che due seccature che. Allora. Cioè. Vai. Dai, ma io l'ho presa in giro. Se magari riuscissi a salire. Ok. Ok, qua c'è ferro che ho preservato. E qua ci sono i primi tre diamanti. Che sono solo tre, lo so benissimo. Però con questi diamantucci, che vabbè me ne da tre per forza, con questi tre diamantucci mi ci faccio un bel picconello, una bella piccozza. E indovinate cosa ci faccio con quella piccozza? Vado nel Nether perché tipo ho bisogno di alcuni blocchi, che sono blocchi belli, solo che non sono andato nel Nether quindi non posso avere. Come vedete c'ho anche redstone, che non mi dispiace. Tra l'altro ho trovato questa caverna, vabbè ormai credo che ve ne siete accorti, a meno che non siete ciechi, ma ne dubito. Quindi questa è una cavernina bella bella che ho trovato e oggi andremo a cercare cose nel Nether. Allora, se non sbaglio, nella mia mappa ci sono varie pozze di lava, che io non capisco ancora perché sto usando la scala, se io posso volare, però uso la scala, cioè in effetti mettere la scala è stata una cosa inutile perché tanto posso volare. Quindi dopo ieri che abbiamo fatto questa bellissima strada, modestamente è bella, anche se modestamente ancora non ho capito che cosa significa alla perfezione, ma per quello che mi riguarda vuol dire quello che vuoi. Vabbè, lasciamo perdere cosa vuol dire, però andiamo qua. Solo che se non prendo dell'acqua è difficile spegnere la lava per poi scavarla facendoti un piccone, anche se non hai manco la crafting table, sto caspita, eh? Vabbè, ma lasciamo stare tutto e cerchiamo lava. Bisogno di tanta lava. Tra l'altro sta diluviando. Fuori casa mia sta diluviando come se non ci fosse un domani. Tra l'altro, non per dire niente, ma ieri sono usciti due video. Uno di Minecraft, dove abbiamo fatto appunto la torre della strada per arrivare alla torre dell'orologio. E un altro video dove reagivo all'intervista doppia di personaggi degli anime. Andate a vederlo. Ve lo consiglio tantissimo. Andate, se ci volete andare, andateci, perché davvero che cosa è successo qua? È davvero bello e qua è successa una cosa strana. Salve! Anzi, questo posto è bellissimo. Ma quanto è bello! Oh, ragazzi! Nella mia mappina ci sono tipo tre canyon. Ma davvero? Bello, vabbè, comunque andiamo a cercare pozze di lava, che non capisco dove sono. Ce n'era una qua, se non erro. Lo vedo sotto lì, se non erro è una pozza di lava. È una pozza di lava? No, è un fungo. Dannati i funghi. Devo trovare una pozza di lava. Ce n'erano pozze di lava qua, se non erro. Solo che non ne sono, cioè, se non sbaglio c'erano, però non ne sono tanto sicuro. Giusto, giusto. Madonna, ragazzi, c'ho l'handicap. Cioè, datemi un handicap.
Cioè, è vicinissimo alla ta... No, basta, non devo pronunciare mai più quel nome. Comunque, è qua vicino. Era qua. Qua dietro casa. Ah, era dietro la taiga. Beh, in effetti lo copriva lei. Anche se è minuscola, però lo copriva. Chi non ha capito, non se lo lasci spiegare, è meglio. Questa parte dovrei metterla in grigio probabilmente, però non lo farò perché non ci sbatti. Allora, andiamo a dormire e dopo andiamo a scavare. Ma non è vero che ci sono. Dove li vedi sti mostri? Si ho illuminato come. Signor zombie, vuole andare a quel paese e morirci quando ha un secondo? Grazie. Giusto, si preme L2 per aprire le cose. Non si preme l'R2. L'R2 serve per spaccarle. Me lo devo ricordare. Tra l'altro oggi mi devo andare anche a fare le punture. Quindi devo muovermi. Tra l'altro qua ho fatto anche una caspita, un'entratuccia più bella per la cosa. Qua ho abbattuto un paio di alberi. E vabbè, poi qua lo sapete tutto, ho abbattuto un paio di... No, basta fare questa battuta, non fa ridere. Facciamo una crafting. Tra l'altro potevo farmi 16 crafting table con quella roba. Andiamoci conto. Allora, quindi abbiamo i nostri tre bellissimi diamanti, che magari se li metti giusti, Minecraft. E con questi bellissimi diamanti ci facciamo un bellissimo piccone di diamante. Ah, da quanto tempo è che non vedo questo tipo di piccone? D'altro oggi ho detto, più che, in realtà più che miniera, oggi si rivelerà un episodio nel Nether. Facciamo una tecnica abbastanza famosina, famosuccia. Bah, vocaboli a caso, ovvero fare questo. Essendo che lava c'è lava sotto. Oh, guardate com'è bella. Quindi servono 14 blocchi, se non erro, no, 12 o 14, quanti ne servono? 3, 3, 6, 2, 2, 4. Sì, ne servono di più. Servono 14 blocchi. Però, scusate, facciamo sta roba qui che ah, che noioso spaccare l'ossidiana con un piccone di diamante normale. Che bello poi quando, nella serie quella, sapete, no? Quella Hardcore Series, no? La sapete? Ecco. Che bello in quella serie, poi avrò il piccone, cioè ho il piccone con efficiency 5, l'ossidiana la speccherò livelli di facilità over 9000. Vabbè, scaviamo di qua, va. Ci vogliono tipo 8 secondi per spaccare un blocco di ossidiana, se non erro. Correggetemi se sbaglio, eh. Non vorrei dire cavolate, anche se le dico sempre, però dovrebbe essere così. Ma scaviamo qua. Ok, sei. Quindi siamo a buon punto. E se 8. No, me l'ha cuocito. Ah, ok, no. Però pensavo che me l'avesse cotto. Beh, devo arrivare a 14, però. Che noioso. Minecraft, perché proprio così tanti blocchi? Ecco, ti vuoi prendere, grazie. Non c'aveva voglia di farsi prendere. Anzi, ma sapete che vi dico? Facciamo 10 e poi vado là, ritorno a casa, faccio il portale, poi lo rispaccherò un giorno e ci farò un hub più figo. L'hub del Nether lo sa, credo che lo sapete cos'è. Comunque sarebbe la zona che tu metti intorno al portale per piazzarlo.
Allora, vediamo se... Qua ci avevo lasciato un paio di roba che non doveva essere qua, giusto? Dovevi avere della flint. Così mi piazzo il portale. C'è anche la flint. Io credo che questo piccone non lo userò mai più. Tra l'altro credo che domani, oggi, no, oggi non credo perché è difficile, sapete com'è, vaccinarsi e fare video non è così tanto facile. Quindi farò, cioè domani uscirà anche il video, per chi lo vuole, uscirà anche il video di Fortnite dove provo il nuovo shotgun che è uscito oggi, cioè uscirà oggi, però ancora non ho la versione, cioè ancora non ho niente. Allora, io schiatterò malamente in questa zona, qua schiatterò tanto male, lo so benissimo. Basta piazzare fuoco, basta. Allora, facciamolo bene, fra virgolette. Oh, ciao portaluccio. Giusto, non siamo in creativo. In creativo di solito basta che tu spatti col portale e ci entri dentro. In survival non è la stessa cosa. Quindi entriamo nell'Ether e... No vabbè. Prendi sta roba! Ma non mi spara nessuno. Scherzavo. Sì, ma dovete lasciare i calmi. No, il fuoco no. Illumina. No, ragazzi, qua siamo nella cacca, Ora lasciate stare il fatto che io sia morto, ma qua siamo davvero nella cacca. Scusate un attimo, fatemi mettere un attimo in peaceful, perché... Cioè, capite anche, vi faccio capire, no? Io sono spawnato direttamente in una fortezza, no? Vedete, sono in una fortezza, sull'orlo di una fortezza, tra l'altro. Se spawnavo dall'altro lato probabilmente morivo. Ecco, il problema in che cosa consiste? Nel fatto che siamo intorno a un caspita di rischio incredibile. Cioè, poi là ci sono anche i caspita di cosi, di blades, là, come si chiamano loro. Quindi è ancora più rischioso, che bello! Cioè, devo dire fortuna che il tritrono l'ho messo che non può esplodere, che non esploderà mai. Perché questi cosi mi spaccano il portale in due pezzettini, poi so cacchi per ritornare a casa. Non è vero, niente, basta che mi suicido, però... Per farvi capire, no? Quindi, io direi mettiamo tutto quanto a posto un attimino, perché voglio stare... tranquillo su questo fatto, no? Lo so che è legno, ma comunque non mi vedono. Spero che non spawnino blades da lì, perché altrimenti sono davvero nella cacca. Mettiamolo qua. Scusate, facciamo una porta un attimino, madonna mia. Comunque, ragazzi, davvero ho avuto un colpo di fortuna incredibile. Credo che io in tutta la mia carriera di Minecraft non sia mai riuscito a spawnare su un cavo vicinissimo, proprio addosso a una di ste robe di fortezza, mai. Cioè, io ero venuto qua perché volevo riuscire a fare qualcosina e alla fine è andato meglio di quello che pensavo. Comunque io adesso voglio fare una cosa che so, perché, cioè, ragazzi, voi forse non lo sapete tutti quanti, però i blades per spawnare hanno bisogno di, o meglio, comunque quelli là, i blades devono stare appoggiati su qualcosa, quindi diciamo che non volano, credo che si sa, il che si può sfruttare, perché tranquillamente io posso spaccare sotto qua. E quelli non spawneranno, cioè spawneranno, però finiranno nella lava, quindi non mi potranno mai prendere perché non possono volare. E sono top, semplicemente.
Non è perché stavo finendo anche il piccone. Solo che non so se è in te. Ah. E allora sto caspita, cioè. Fa niente! Ci costruisco un muro enorme qua. E questi qua non mi sparano più. Diciamo che gli ho già rubato tutto. Poi qua dovremmo fare qualcosa, Tra l'altro ci sono anche le casse qua, che bello. Posso trovare diamanti. Subito. Punto it. Tra l'altro voglio la Netherworld. Datemi la Netherworld. Anche se serve per le pozioni che... Guarda un po', non so fare. Comunque c'è la Netherworld. Voglio la Netherworld a tutti i costi. Così avremo la farm di quasi tutto. Essenzialmente mi mancheranno... poche cose. Le patate. Le patate mi mancano. Da adesso c'ho tutto. Ma dovrei avere ancora uno stack. Allora, segniamo il percorso perché non vorrei mai morire. Anzi, no, no, non fa niente del percorso. Andiamo così a cacchio, dove ci porta il mondo. D'altro ho visto anche dei magma block che voglio dopo. Dopo dobbiamo prenderle. Allora vorrei trovare quelle zone, appunto, come ho detto prima, con la Netherworld. Andiamola a cercare. Qua c'è lava, quindi alla larga dalla lava. Là è da dove siamo spawnati. Allora qua ho fatto il giro praticamente. Tra l'altro è una fortezza bella grossa. Ma è nuova quella zona? Da quando? Esiste davvero? Sono esistita. Altro spawner. Ok, tu pure non sei mai esistito e mai esisterai. La tua vita è una menzogna, non sei mai esistito e non capisco perché dovresti esserlo, semplicemente. Blocchiamo un po' tutto, così non possono spawnare per principio. Qua? Qua non ci sono mai stato, vi devo dire la verità. Tra l'altro c'è il quarzo. Ok. Ah. Eravamo qua. Vabbè, ci scende. Ci scende, ovviamente. Oh. Netherworld. Tra l'altro quanto tuona. Aia! Basta! Minecraft, basta! Ah, ci facciamo anche la bella coltivazione di Netherworld, ragazzi. Sempre se... Ma qua è ancora viva la Netherworld o è andata tutta a quel paese? Credo che sia andata tutta a quel paese, però... Fammi capire, quando ci metti per dilatarsi tu? Cosa? Davvero? Si può? Sul serio? Cioè, voi in genere, a quanto so io almeno, ok che non gioco a Minecraft da un anno, ma a quanto so io la Netherworld può spawnare solamente nella fortezza. Non può spawnare anche così a caso, vero? Ti prego, ragazzi, commentatemelo se lo sapete, perché io mi ricordo che c'è una cassa con selle. Vabbè, la sella mi piace. Quindi non lo so, allora, io non lo so, però se lo sapete, se voi lo sapevate, scrivetemelo nei commenti. Ma comunque secondo me anche se fosse vera, anche se fosse vera questa cosa, credo che sarebbe per forza vicino, cioè comunque deve essere vicino alla fortezza, presumo. Allora, vediamo se troviamo qualche cassa. Tanto io ho la mappa, ma non mi serve. Vabbè. Altra zona di Netherworld. Ah, ma è quella di prima. Possibile che faccio sempre il giro tondo? Ah, un'altra cassa. Diamante. Oh mio Dio! Quanto diamante? Scusate, quanti sono? 6 di diamante. Ragazzi, ma facevo prima a venire qua e basta, trovavo più diamanti, guarda. Che bello, adesso mi posso fare anche le Gentleman Table e la spada. E vabbè. Madonna mia, ragazzi! Ragazzi,
Ma oggi sono baciato dalla fortuna, ma se il vaccino formi questo effetto, fatemelo fare ogni santo giorno. Sarei un po' sadico a farlo, però chi se ne, pure di avere un po' di fortuna al giorno. Adesso si sta dato Fortnite. Beato me che posso volare. Eh sì, ma non mi interessa di perdermi. Cioè, tra l'altro è gigante sta zona. Cioè, ma davvero è gigante. Guardate come si scava velocemente. Ah, che bella. Io ragazzi amo la cosa, questa roba qui. La adoro perché si. Cioè, come si chiama? Qual è il nome vero di questa cosa qui? Che è chiamata Netherrack, ecco, si chiama Netherrack. Cioè, quanto è bella la Netherrack? Si spacca in 2 secondi. Ok, qua non dovevo essere. Ok, allora, qua ci sono già stato, me lo ricordo. Vedete che non sono stupido io. Vabbè, su questo nessuno dubita. Guardate, di nuovo! Secondo me è un aggiornamento recente perché. Io ragazzi ci gioco da parecchio a Minecraft, è stato il mio primo gioco. Non, mi sembra strano che io non mi ricordavo questa cosa qui. Cioè, ok che io non sono quasi mai andato in fortezze, però video di persone che vanno nelle fortezze ce le ho viste. E mi sembra strano. Va bene. Beh, meglio così, però. Strano. Tra l'altro là ci sono pillar di Nether, cioè di coso qua. Sembra che ci sia stato già qualcuno. Sembra. Comunque la frase che ho detto, vorrei dire, ma la frase che ho detto sembra tipo. La frase è quella che usano gli youtuber quando vogliono introdurre qualche nuova persona nella serie. Ti voglio fare un video in collaborazione. Per fare la cosa tipo. Che sembra che sia così. E infatti poi arriva una persona. Stavo finendo nella lava di nuovo come un pirla. Altro che come un capo, come un pirla. Allora, non so se c'è ancora da esplorare. Credo di sì. Perché vedo sti corridoi vuoti. Ah, vuoti stagiolla in verità. Cioè, vuoti sì, però. Cioè, perché hanno le sbarre dentro se non c'è niente? Peraltro. Che fortuna. No, qua non c'è niente per forza. Qua continuo. Vabbè, là ci sono già stato perché vedo che ci ho ficcato in un buco. Io non ho parlato, Non fate caso a quello che ho detto. Ah, ecco la di prima. Quindi questa è pure quella di prima. Qua c'è il Netherworld come quella di prima. Qua c'è un'altra cassa che sicuramente sarà quella di prima. Non è vero, è un'altra, sempre con altri diamanti. Ragazzi, c'ho 18 diamanti, sono andato solamente nel Nether, cioè rendiamoci conto, no? Cioè, se andare nel Nether mi porta tutti questi frutti, fatemi andare sempre, fatemi ci fare la base, quella principale. Che non cosa, se esiste il Nether che mi paga tantissimo. Allora, devo arrivare a 53. Ok, sono già 50. Cioè, ragazzi, fatemi sposare il Nether, ma per favore. Cioè, se trovo tutto sto loot quando vado nel Nether, fateci venire ad abitare. Cioè, l'Overworld lo caccerò dal mondo, cioè. Ho detto la frase più stupida del mondo. L'Overworld la caccerò dal mondo. Semplicemente perché. Ovviamente è stupida perché. Come fai a cacciare l'Overworld? Che è il mondo principale dall'Overworld, che è il mondo principale. Un'altra Netherworld, perfetto. Vieni qua, Netherworldina. Però devo liberare l'inventario, perché c'ho 15 semi, non lo so. Ok, quindi devo prendere anche altra roba. Beh, la terra non mi serve d'altronde. Quando mai è servita la terra non lo so, però. Vabbè. Va bene comunque. Se sono 8, tra l'altro, mi potrei fare mele d'oro. No, sono 6. Vabbè.
sempre e comunque una cesta. Qua ci sono già stato. Qua pure. Qua pure. Qua pure. Qua pure. Ah, e qua sono ritornato all'inizio. Vabbè. 9. No, questa qua la voglio. La glowstone non la voglio. La glowstone è molto comoda. Molto comoda si dice. In italiano si dice molto comoda. Spero di sì. Comunque, lasciamo stare l'italiano perché credo che sarete ritornati da scuola in questo momento. Quindi l'italiano non piace a noi. A noi piace solamente Minecraft e spaccare Netherworld. Cioè, no, questa qua non è Netherworld, però ci siamo capiti, no? Vabbè, più di 9. No, volevo dire. Aia! Cioè, abbiamo 14. Quindi siamo a uno stacco e due. Devo scavare altre 12. A 7, 8, 9. Aspettate. 4, 2. Ok. Ok, io direi che possiamo tornare nell'overworld, per quello che mi riguarda. E prendiamo questo, il bottino. Cioè, ragazzi, davvero, quanto sono stato fortunato, cioè. No, aspettate. Chiudi. Quanto sono stato fortunato, cioè. Sono partito che avevo 0 diamanti e sono ritornato con 20 diamanti, cioè. What the fuck? Ma che ma che caspita è? Ok, vabbè, siamo vicini casa, però perché c'è, cioè, perché mi ha teletrasportato lì? Perché là c'era un portale? Prima cosa di tutto, cioè, scusami. Che cosa è? Che? Adesso ho trovato un bug. Perché mi ha spawnato lì? Cioè, allora, testimone. Spacca sta roba, aspettate. Scusate, mi sta salendo un dubbio. Se io spacco questo, io rispawno là. Cioè, poi ritorno. Spawno lì. C'ho questo dubbio. Cioè, perché sono respawnato qua io? Ah, tra l'altro devo lasciare qualcosa perché altrimenti non posso prendere la sigla. Cioè, aspettate. Un attimo. Si è buggato il Matrix. Che cacchio è successo qui? Cioè, perché io sono... l'avete visto tutti, Io sono andato da qui. Sono andato da qua. Sono andato da qui. Sono rientrato nel portale e mi ha fatto spawnare lì. Potete confermare, vero? Potete confermare, giusto? Aspettate, no, qua devo... No, mi spawna qua. Bene, vorrà dire che il portale lo faccio vicino a casa di Babbo Natale a sto punto. Cioè, perché mi spawni? Che cacchio di problemi c'è? Io, ragazzi, giuro che non capisco, cioè... io credo che tutti l'avete visto, no? Io quando sono spawnato all'inizio nel mondo di Minecraft, ero nel Nether, ovviamente, ero spawnato in quella fortezza. Io in genere, secondo la logica minecraftiana, io dovevo spawnare là. Perché mi ha fatto spawnare là? Tipo a quanti blocchi ci saranno di distanza da quello attuale? Aspettate che vediamo, Allora, 2,82. Cioè, ragazzi, sono tipo 300 blocchi, non per dire niente. Cioè, perché mi ha spawnata 300 blocchi più in là? Che è successo? Che problemi c'è? Che problemi ci sono? Vabbè! Piantiamo sta Netherworld, io vi direi, piantiamo sta Netherworld. Anzi, prima... Allora, ho un inventario stracolmo, quindi facciamo una cosa.
prendiamo sta cassina, sta cassetta, sta come la volete chiamare, e ci piazziamo tutto. Questi. Per adesso ci piazziamo tutto quanto quello che ho nell'inventario che non mi serve. Pure io mi devo sistemare un po', eh. Sì, quindi su questo magari che stava pensando questa cosa c'aveva pure ragione, però. Allora, prendiamo un attimino, proprio un attimino della Soul Sand. Aspetta, ho la piala. Ma no, ma che. Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa. Non pianteremo oggi questa roba perché non si può. Essenzialmente. Dov'è la cassa? Ci piazziamo tutto. Facciamoci questo. Allora, poi torniamo alla nostra miniera provvisoria, cioè provvisoria sto caspita, ormai è la miniera ufficiale, quella provvisoria, cioè è una miniera alternativa, chiamiamola così. Allora, prendiamo un libro. Quanti libri servono? Uno, sì, uno. Sono i diamanti che servono. Io davvero non riesco a capire come mai si è buggato. Allora, quindi si faceva così, così. Sto facendo le judgment table se non si fosse capito, no? Così. E poi così. Sì, me lo ricordavo. Yeah! Dai, ragazzi, siamo avanti. Poi quindi da dopo inizieranno le persecuzioni di mob. Se io ci metto qua? Ah, giusto, non ho il lapislazzuli. Knockback, che schifo. Perché non ci sono le librerie. Cioè, non ho le librerie qui ancora. Non può mettermi le cose. Vabbè. Tra l'altro io c'ho tipo da qualche parte. Dovrei avere tante di quelle canne da zucchero che lasciamo perdere. Ragazzi, alla grande. Che vi devo dire? Alla grande. Ecco, qui sono. 64, 43. Devo ammazzare un po' di mucche. Facciamo che mi ci finisco la spada, essendo che è ancora così. E con questi 18 diamanti, me ne mancano pochi tra l'altro, per farvi l'armatura, che è la prima cosa che farò in diamante probabilmente. Tra l'altro è vero, volare nel Nether è facilissimo. Cioè è la cosa più comoda della vita. Guardate. Anche se vorrei un looting su una spada, mi farei, credo che forse mi farò una spada con looting, qualcosa, e poi mi ci farò male male a tutti gli animali. Quindi avviso generale di tutto, vi dico lasciare like, commento, mi piace, tutto quello che dovete lasciare, condividete il video soprattutto, iscrivetevi per il canale a crescere, questa è l'intro di Leon Gamer, ma lasciate perdere, e avviso generale di tutto, bye bye!